nuovo video. Allora, oggi è domenica per me e lunedì per voi e come ogni quasi ogni domenica, visto che sto a casa e ho più tempo, io direi di fare un cosa mangio in un giorno, un bel what I eat in a day, tanto sto a casa, ci abbiamo anche da inventare delle cose che Luca può mangiare perché sapete, a dieta. E quindi sì, non mangeremo cose troppo cicciose, ma alla fine magari vi do qualche idea, visto che si avvicina la prova costume e mio marito la supererà brillantemente, mentre io no. comunque, mi è arrivato sto popò di scatolone e mo io voglio provare, per forza. Mo vi faccio vedere che c'è sta dentro, perché io non ci potevo credere. Cioè, sapevo manco che esisteva questo oggetto, quindi io in realtà non so neanche usarlo. Quindi adesso devo anche leggere le istruzioni, perché non avevo idea che esistesse un oggetto del genere. Ora lo so e lo proveremo insieme per fare le ricette di oggi. Non tutte, credo, però qualche ricetta di oggi sì, perché mentre mi hanno detto, te mando sta cosa, io ho detto, vabbè, fammi vedere come si usa, però non ho idea. Quindi ho cercato delle ricette e ne ho trovate un paio veramente fighe e a prova di dieta, abbastanza. Comunque si sta spaccando palestra, quindi potrà andare bene uguale. Quindi adesso lo apro. Ok, siamo tutti d'accordo sul fatto che è una cosa fighissima e sembra un'astronave? Io sì. Allora, che cos'è? Che cos'è? Magari voi già lo sapete, io no. Questa è una pentola a pressione elettrica. Quindi fa tutto lei. Non devo rischiare di far saltare in aria la cucina con le mie capacità tecnologiche di cuoca, perché non esplode. È una figata. Tra l'altro non è solo pentola a pressione, perché da quello che ho capito questa cosa fa tante cose. Cioè tipo cuoci riso, cucina lenta, fa le torte, cuoce al vapore. Cioè è tipo... Non so spiegarlo cosa sia, però sembra un'astronave. Come si apre? Ah, col bottone. C'è un bottone. Questa cosa meravigliosa si chiama Happy Chef da 5 litri. È di Aigostar, che me l'ha gentilmente mandata dicendomi se volevo provarla. Certo che volevo provarla, qui siamo per sperimentare. Allora, e niente, adesso io direi però di farci la prima ricetta, così se mangia pure in questo video, perché alla fine quello che ci interessa è mangiare. Tra l'altro ho un codice sconto e ve lo scrivo qua sotto e in descrizione, come al solito, vi lascio tutti i link di questo oggetto del mistero. Però prima direi che devo studiare le istruzioni, perché non so usarla. Così poi ve lo spiego come funziona mentre prepariamo la prima ricetta. Ok, ma appena chiamato Luca, quindi è arrivato il momento di cucinare perché sta per tornare. Tra un quarto d'ora dice di essere qui e in teoria questa ci dovrebbe mettere poco meno per fare il risotto. Quindi cominciamo, raga, esperimento, perché è nuova, l'ho solo lavata, eccola qui. Questa è la mia nuova Aigostar pentola a pressione che mi dovrebbe fare un risotto super top. Proviamo. Allora, cominciamo. Goccino d'olio, e uso sempre il mio spruzzaolio così non ce ne metto troppo, e qui dobbiamo andare, prima di mettere la pentola a pressione, a metterci la cipolla per fare il soffritto e i miei funghi. Allora, c'avevo dei funghi secchi che ho messo a mollo nell'acqua e poi c'avevo degli champignon che sono avanzati in frigo, quindi perché sprecarli? Aggiungiamoli al risotto. Quindi vado, Suona. Ok, allora, dice open perché è aperta chiaramente, quindi adesso mi studio come si fa a far rosolare. Ok, è partito a cuocere per 3 minuti, io, raga, non so come funziona, quindi è un esperimento, però se funziona come c'è scritto, l'ho svoltata, perché quanto è noioso fare il risotto, che devi star lì a girare, a girare, a girare. Odio, non faccio mai, infatti prima quando ho detto a Luca va bene se faccio risotto per pranzo, mi ha detto ma quello da busta, ah, lo faccio io oggi, anzi lo fa lei in realtà. Ok, qua si è rosolato tutto, adesso facciamo tostare il riso prima di aggiungere il brodo e chiudere il tutto. Intanto ho capito che non dovevo chiuderla ma dovevo lasciarla aperta, e per lasciarla aperta, perché capivo, bisogna mettere il coperchio aperto
poi bloccare. Ok? Quindi così rimane aperta e cuoce da aperta. Così potete, che ne so, prima di cuocerlo al vapore, rosolare l'arrosto. Ok? Comunque, vabbè, comunque quelli se sono cotti uguali. Funghi e cipolla sono pronti. Ora aggiungo il riso, mescolata con cucchiaio in rotazione. E direi che ci metto anche un goccino di liquido. Perfetto. Poi, manual. Facciamo 2 minuti per il riso, temperatura 130 e start, quindi lei riscalda e mi tosta il riso. Considerate che col coperchio aperto fa anche da friggitrice perché c'è il programma Fry, quindi basta ci mettete l'olio per friggere e fa anche da friggitrice. Tra l'altro c'è un programma che potete impostare la cottura fino a un giorno dopo, cioè voi mettete la roba dentro, che ne so, dovete preparare pranzo per la mattina, il riso bianco, ci mettete la roba dentro, chiudete, impostate il timer per cuocere la mattina dopo, quando vi svegliate ci avete il pranzo pronto. Geniale! In pratica arriva a temperatura e poi parte il timer. Allora, ci siamo! Ha quasi finito 1 minuto, il riso è perfettamente tostato, c'è un profumo dei funghi tra l'altro, regà, eccola, suona come un albero di Natale. Allora, io qui ho messo il doppio del liquido rispetto al riso, quindi un bicchiere di riso, 2 bicchieri d'acqua, per intenderci, e ci ho aggiunto anche mezzo dado, ma senza far brodo, ci ho solo messo mezzo dado. E una parte del liquido l'ho sostituita con l'acquetta dei funghi filtrata, così sa più dei funghi. Quindi aggiungo tutto il brodo, do una mescolata, chiudiamo, blocchiamo e facciamo. Allora, questo riso ha 14-16 minuti di cottura. In teoria, con la pentola a pressione, in teoria, raga, non lo so, quindi ci stiamo a provare, ci dovrebbe voler la metà del tempo. Quindi diamogli 8 minuti. Proviamo. 8 minuti. Temperatura. Alziamo un pochino. Proviamo 140. Non lo so. Proviamo. E poi facciamo start. Proviamo, raga. Speriamo che è buono. Ok, è partita. E ora da qui in teoria dovrebbe uscire del vapore. In realtà la condensa si raccoglie qua dietro, dove c'è un cassettino, raccogli condensa anche. Ok, ci siamo. Open, facciamo, vediamo il risotto. Ta-da! Abbiamo messo troppa cottura, mi sa. Vabbè, assaggiamo. Potto, quindi 8 minuti sono anche troppi, forse. Bisognava metterlo 7. Quanto hai fatto? Ho messo 8 minuti, forse 7 bastavano. Profumo è buono. Ok, assaggio! Raga, bisogna aggiustare i tempi, secondo me. Necessariamente. Sì. È buono, però non è un risotto cremoso. No, Quindi buono, eh. Buono e devo capire bene buono, eh. Buono, buono. come aggiustare i tempi. Dopo facciamo un'altra ricetta e vediamo di aggiustare i tempi. Poi è buono. Ci sto riprovando perché era buono, era commestibile, ma non era un risotto e non mi va giù sta cosa, quindi ci riprovo. Non c'ho più i funghi, quindi farò un risotto al formaggio. E comunque ho messo a tostare il riso con un filino d'olio. Ok, il risotto è tostato, ci aggiungo mezzo dado perché il riso è poco. 2 tazze di acqua. 2 tazze d'acqua perché ce n'ho messa una di riso e c'ho del pecorino, quindi ci aggiungiamo del pecorino. Okay, a sentimento chiaramente. Poi mescolatina e chiudo. Perfetto. Poi manual. Sto punto proviamo 7 minuti visto che prima era troppo. Ah,
suonato e ora bisogna aspettare che questo indicatore passi qui per poterlo aprire, che vuol dire che la valvola è scesa. Molto meglio, ma secondo me è ancora perfezionabile. È troppo cotto, quindi forse 5 minuti? Ma si può fare un risotto in 5 minuti? Però è sempre buono. Però se ci vogliono veramente solo 5 minuti per fare risotto? Possibile. Perché ho visto un video su TikTok dove quella faceva il risotto in 3 minuti. Non ci voglio provare. Dovrei provarci? Facciamo un sapere. È solo troppo cotto. Dopo proviamo a fare il curry. Non so se nel What It in a Day c'entra, però beviamo questo. No, Ale ci ha portato anche questa bruschettina e le patatine che non dovremmo mangiare e delle noccioline. Assaggio. Scusate, ma fa freddino. Ci siamo, è il momento di preparare la cena dopo, come avete visto, uno spritz. Quindi in realtà tutto il cibo che ho mangiato oggi è stato un risotto che poteva venire meglio. Ma prima mia suocera mi ha spiegato che il riso con la ventola a pressione si cuoce al massimo in 5 minuti. Quindi se ci provate, bastano 5 minuti. 5! Ok, ora lo sappiamo. Va bene, però a cena che cosa ci mangiamo? Ho pensato di fare un buon curry di verdure. Ovviamente ci aggiungerò anche dei ceci in modo che mi mangi un po' di proteine e anche Luca. Che cosa ho fatto? Allora, io di solito questa cosa la faccio non al curry, ma tipo, come si chiama? Giardiniera? Non lo so, quella cosa delle verdure in padella. Però ci vuole un sacco di tempo. Qua chiamano bandiera. Ah, mio marito da di là mi dice che qui in Umbria la chiamano bandiera. Vabbè, comunque, con le verdure in padella, solo che ci vuole un sacco di tempo per farle. Mentre, tecnicamente, con 10-12 minuti ce la caviamo. Quindi ora ci proviamo e soprattutto mettendo tutto insieme. Spruzzatina d'olio, sempre poco, che siamo a dieta. Allora, poi, qui ho tagliato tutte le verdure che avevo in frigo e sarebbero andate a male, ovvero una melanzana avanti con l'età, due patate piccole, uno scalogno, una carota fatta a cubetti più piccoli e una zucchina grande. La carota l'ho fatta più piccola perché... Allora, fate come dimensione le verdure che si cuociono con più tempo più piccole e quelle altre un po' più grandi. Facile. Ok, vabbè, comunque mettiamo tutto dentro. Il bello di questa cosa è che butti tutto dentro e fa lei. E ci mettiamo anche un barattolo di ceci sciacquati. Poi mescolatina con mestolo in dotazione. Allora, in realtà però, più che come faccio le verdure in padella di solito, lo vorrei un po' più brodoso. Quindi adesso facciamo un altro esperimento in pratica. Poi c'ho ancora l'ortolina. E io direi di mettercelo un pochino, perché io di solito ci metto un po' di pomodoro. Questo tra l'altro è tipo soffritto. Boh, cucchiaio d'ortolina. A questo punto direi del curry, perché... Tutto questo è per fare un curry di verdure, quindi ci mettiamo del curry e un pizzico di sale. Perfetto. Ora facciamo prima rosolare 3-4 minuti, poi chiudiamo e cuociamo con la pentola a pressione. Mi piace il fatto di questi suoni. Allora, blocchiamo. Ormai sono diventata un'esperta. Blocchiamo. Poi, manuale. Cioè, ci sono i preset, ma con manuale mi fido di più. Quindi, manuale. Cooking time. Ok. Facciamo 5 minuti, così si rosolano un pochino, fanno un po' di grossicina e poi andiamo a pentola a pressione. Ah, io
direi che ci metto pure un filino d'acqua, più che altro per sciogliere l'ortolina. Se ci fosse stato un litro d'olio sarebbero venute buonissime e non c'era bisogno di aggiungere l'acqua, ma visto che l'olio non ce l'ho messo praticamente, mettiamo un goccino d'acqua. Allora, rosolare hanno rosolato, adesso aggiungiamo l'acqua per fare una sorta di zuppa, più o meno. Quindi copriamole di acqua più o meno. Allora, non troppo, non troppo poca, perché non voglio una zuppa troppo liquida. Via, mezzo litro ci sta tutta. Non voglio una zuppa troppo liquida, ma non voglio neanche le verdure troppo crude. Ok, così dovrebbe andare bene. Sono coperte. Quindi, ora chiudiamo e impostiamo pentola a pressione per 10 minuti. Allora, ha suonato, ho finito di cuocere. E è venuta così, quindi una bella zuppa, però aggiustiamo di sale, perché è un po' sciapa, io non sono tanto capace a regolare sale, quindi aggiustiamo di sale e io direi di far ritirare un po' il brodo, ma non troppo, cioè giusto qualche minuto, e quindi mettiamo manuale 5 minuti, magari alziamo anche un po' la temperatura. Piri, piri, piri. Allora, ho lasciato cuocere ancora un pochino, ma ci siamo perché prima abbiamo preso un sacco di freddo per fare quell'aperitivo e quindi un po' di brodino caldo stasera ci sta molto bene. Quindi in piatto, amore, brodoso o non brodosa? Normale. Ma che vuol dire normale? Assaggio? Com'è? Buona. Alla fine è una sorta di curry di verdure. Forse è ancora sciapa. Non sono tanto brava a mettere il sale, perché non lo metti tu? E poi il sale fa male, alza pressione. Io ho 144 anni. È uguale, fa male lo stesso. Vabbè. È rovente. È roventa. Un bug. Però è buono, eh. Me l'ha fatto fare così perché è la versione light. Io l'avrei cotto con latte di cocco. Mezzo brodo, mezzo latte di cocco veniva un sogno. Però ha detto che il latte di cocco è più grasso. Vabbè. Quindi l'acqua. Buono però, è un po' piccantino. Andiamo. Beh, poi sì. Comunque, di questa pentola a pressione vi lascio tutti i link in descrizione e anche il codice sconto che è Chiara10, quindi è un 10% di sconto. Ma soprattutto ci vediamo dopo per uno spuntino settimana. E dopo cena mi bevo un bel caffè al pistacchio. Questi sono quelli che ho comprato l'altro giorno. Fighissimo, è buonissimo, già l'ho assaggiato. Quindi mi bevo un bel caffettino al pistacchio e mi mangio sti cosi che ho comprato da Teddy sabato. Non so neanche cosa siano. Ve giuro, non lo so. So che ci sono disegnate delle mele, ma ora li assaggiamo insieme. Un po' chimico. Acidino. Sono tipo gli snack quelli al mais, però dolci alla mela. Però è una mela un po' acidula. Vabbè. No, li comprate, niente eccezionale. Mentre il mio caffè al pistacchio è super buono. Sì, così sono a rovina. Cioè, non bevo mai il caffè, ma questi troppo buoni. Quindi, da questo What I Eat in a Day un po' particolare, ho fatto un po' di esperimenti come al solito, ma il bello è fare gli esperimenti, se no, che ve faccio vedere? A pasta al sugo? Quindi, da questo What I Eat in a Day
È tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Va bene, è salutato. Basta. Ciao.